Ci stiamo avvicinando alla fine del terzo trimestre, delle trimestrali, cioè dei dati che tirano fuori le società quotate in borsa negli Stati Uniti. Sono delle trimestrali che stanno andando, diciamo, sono in chiaroscuro. Però i big tech stanno andando discretamente bene, ma in ogni caso vediamo che il mercato, a parte l'ultima settimana, sta veramente svendendo qualunque cosa. Ci sono titoli pazzeschi con delle redditività mostruose che hanno presentato delle trimestrali eccellenti con grandissime stime future che però salgono tantissimo del 10-12%. Alcune che semplicemente hanno delle stime un po' più basse rispetto ai cosiddetti surprise di Wall Street, che automaticamente vengono venduti con delle perdite molto molto pesanti, anche del 10-15%. Allora la domanda nasce spontanea. Tu veramente conosci il mercato? Allora, io navigo in tantissimi siti internet dove prendo i dati, perché i numeri non mentono mai e governano il mondo, i dati macroeconomici su che cosa sta avvenendo negli Stati Uniti e cosa sta avvenendo a livello globale. I macroeconomici sono tutti fortissimi, la produzione industriale sta crescendo, il PIL americano ha raggiunto il 4,9, cosa che non si vedeva da non so, penso 15-20 anni. Tutti i dati sull'occupazione stanno andando fortissimi. Powell ha detto che i tassi di interesse rimarranno fermi per la fine dell'anno e probabilmente dall'anno prossimo cominceranno ad essere tagliati. L'inflazione sta raggiungendo finalmente il livello teorico del 2%. Il petrolio sta avendo una pausa. Ci sono problemi geopolitici, è vero. Ci sono dei conflitti in giro per il mondo, ci sono tensioni geopolitiche, questo non lo nascondiamo. Però a livello globale, macroeconomico, l'economia americana, l'economia globale sta andando bene. Anche la Cina, con un nuovo stimolo che ha lanciato, ha presentato un PIL veramente molto interessante con delle stime future molto molto interessanti. Nell'ultimo anno, vi dico la verità, ho visto e hanno provato in tutti i modi a far partire una recessione. Ci hanno provato con la crisi delle banche, ci hanno provato con un'inflazione che non raggiunge il famoso 2% teorico, ci hanno provato con la famosissima catena di approvvigionamento che alla fine lentamente i porti si stanno svuotando, ci hanno provato con dei conflitti, ci hanno provato in tutti i modi. Sembrava addirittura che il Covid non finisse mai e invece alla fine dove ci ritroviamo? Ci ritroviamo con il 68% delle aziende che presentano vendite mostruose, migliori dell'anno precedente e il 78% delle aziende che mostrano invece stime future, anche con inflazione più bassa, più alte di quelle che hanno visto loro nell'anno precedente. E allora la domanda che nasce spontanea è: perché il mercato non riparte? Il mercato in questo momento fa fatica perché non riesce ancora a capire dove la Fed ci vuole portare, dove la Banca Centrale Europea ci vuole portare. Il mercato, la cosa che odia di più in assoluto è l'incertezza. L'incertezza porta l'investitore a non sapere da che parte andare, quindi compra obbligazioni, compra materie prime. L'investitore vuole comprare qualcosa e compra qualcosa. Il problema è che la maggior parte delle volte in un mercato incerto compra qualcosa di sbagliato, sempre sbagliato. Ho fatto un video in cui ho parlato anche delle obbligazioni, cioè del fatto che con la diminuzione dei tassi di interesse le obbligazioni potrebbero cominciare ad avere un valore migliore, ma questo non significa che l'azionario automaticamente subisce. Ci stiamo avvicinando al periodo delle presidenziali e questo spingerà inevitabilmente i mercati verso un periodo di crescita. Ora, quello che ci stiamo domandando noi è: ci sarà o non ci sarà il rally di Natale? Perché noi sappiamo tutti che nel periodo a partire dal Black Friday, che dovrebbe cominciare a breve, fino alla fine di Natale, poi ci sarà anche il Capodanno cinese, è un periodo di consumi mostruoso dove praticamente tutte le persone che hanno ancora della liquidità fanno acquisti, gli acquisti natalizi, comprano sconto, comprano. E i consumi, noi investiamo principalmente negli Stati Uniti, ma anche in Europa sta diventando più o meno come negli Stati Uniti, i consumi spingono il prodotto interno lordo dei paesi verso l'alto, spingono le aziende a fatturare sempre di più. Quindi ci stiamo avvicinando a un rally di Natale. Secondo il nostro punto di vista, ci stiamo avvicinando a un rally di Natale. Forse non sarà come quello che abbiamo visto 2, 3, 4, 5 anni fa, ma sarà comunque un periodo di mercato positivo, propositivo per le aziende, perché è quello che le aziende ci stanno dicendo con i loro numeri di queste ultime tornate delle trimestrali. C'è da sottolineare una cosa molto importante, però. Siamo nel periodo post-pandemia. Molti erano convinti che la pandemia sarebbe perdurata anche nel 2023 e invece la pandemia 2023 non c'è stata. Molti pensavano che essendoci la fine della pandemia, allora a quel punto lì le aziende avrebbero cominciato a normalizzarsi ed è quello che è avvenuto poi nel 2022. Molte società che avevano fatto ricchi guadagni durante il periodo pandemico hanno normalizzato i loro guadagni. Infatti, uno dei più grandi errori che è stato fatto dagli investitori è quello di pensare che le aziende andavano male. Non è che le aziende stavano andando male, le aziende semplicemente si stavano normalizzando a prima della pandemia. Perché se c'era una crescita del 10% e poi in periodo pandemico si è andato al 50%, bisogna ritornare al 10%. E questo le persone, questo
distacco del meno 40 per ritornare ad una crescita del 10%, l'hanno visto come se le aziende stessero andando male. Ma se noi cancelliamo il periodo pandemico e tiriamo una riga dal 2010 fino al 2023, ci rendiamo conto che le aziende non hanno fatto altro che crescere. È che in questi due anni sono cresciute meno rispetto al periodo pandemico. Questo è stato uno dei più grandi errori nel 2022, che ha spinto ovviamente i mercati a ribasso e ha spinto l'aumento dei tassi di interesse. Ora, non prendete le mie parole come se tutto sia rose e fiori, come se il mercato magicamente da domani dovesse cominciare a far guadagnare. No, ci vuole ancora un po' di tempo, perché comunque ci sono ancora delle situazioni che vanno corrette, ci sono ancora delle incertezze nel mercato, ma lentamente noi siamo convintissimi che il mercato continuerà a dare i suoi frutti nel lungo periodo, ma già a partire dalla fine dell'anno. Questa è una cosa che ho spiegato tantissime volte. Tantissimi miei clienti ovviamente vogliono informarsi su quello che sta succedendo nei mercati finanziari, quindi che cosa fanno? Vanno su internet, comprano i giornali, leggono tutto il resto. Ma trovare le informazioni giuste oggi è praticamente quasi impossibile. Sono pochi i media, sono pochi i giornali, sono pochi i giornalisti che veramente fanno cronaca o cronaca investigativa sul mercato finanziario. Diciamo che la maggior parte di loro fanno, come dire, pubblicità al mercato finanziario, quindi non è che creano una notizia, ma calcolano le notizie, se sono negative fanno ancora più scalpore, quindi hanno ancora più lettori. Mi ha telefonato un cliente, che è un cliente che dalla gestione precedente, che era sotto un istituto e aveva perso molti soldi, è diventato nostro cliente perché vorrebbe recuperare gran parte delle sue minusvalenze nei prossimi anni, quindi ha approcciato la mia filosofia del lungo periodo. Questo cliente oggi mi ha chiamato dicendomi: ma Giuseppe, stamattina ho letto che dicono che da qua ai prossimi 10 anni il mercato praticamente sarà fermo, come è stato fermo dal 2000 al 2014. E io mi sono domandato: ma perché dal 2000 al 2014 il mercato è stato fermo? Cioè, dal 2000 al 2014 ci sono state le dot-com, c'è stata la recessione, le torri gemelle, la crisi greca, la crisi energetica che è scoppiata nel 2014, eppure il mercato ha restituito l'8,98% medio annuo. Cioè, il mercato ha fatto quasi 9 ogni anno. Ma come si fa a dire che è stato fermo? L'economia americana ha continuato a macinare come se non ci fosse un domani, eppure in mezzo c'è stata la seconda più grande recessione della storia. Quindi come si può poi ipotizzare che nei prossimi 10 anni noi, cioè i mercati globali, saranno fermi? È impossibile. Alla fine quindi la domanda è: allora che cosa devo fare in questo momento qua? Se sei un mio cliente e hai un portafoglio, segui in maniera perfetta le indicazioni che noi ti diamo, perché noi stiamo continuando a comprare perché ci sono comunque delle opportunità sul mercato eccellenti. Non vengono solamente dall'azionario, vengono anche da altri asset, ma stiamo seguendo anche quelli. L'investimento migliore in questo momento rimane sempre l'investimento azionario. Bisogna stare attenti alla geografia, perché ci sono alcuni paesi che non sono in crescita, come per esempio gli Stati Uniti o la Cina. Per esempio l'Europa in questo momento è in una fase un po' più lenta, ma comunque in generale l'azionario è sempre il metodo vincente sul lungo periodo per ottenere un guadagno. Questo è il consiglio migliore che un consulente può darti in questo momento preciso di mercato. Ovunque ti girerai, qualunque cosa tu leggerai, sentirai sempre del pessimismo intorno a te, perché il pessimismo ti spinge a vendere, ti spinge a fare un errore, perché in questo modo i mercati vanno giù e c'è chi invece ti ha venduto il pessimismo che lo va a comprare a prezzi scontati. Quindi il consiglio che ti posso dare, è che quello che ho visto in 20 anni che faccio questo lavoro, è: stai calmo, non ti preoccupare, cercati dei media che ti stanno dando delle informazioni corrette, valutale, studiale, e vedrai che alla fine questo periodo passerà e i tuoi guadagni arriveranno in ogni caso, perché la statistica dice questo: sul lungo periodo si guadagna sempre. Un grande saluto, a presto!